Mister, bella partita contro avversario blasonato. Lentella però sta bene ed è rinfrancata a due successi consecutivi. Sì, dai, speriamo sia una bella partita. I presupposti ci sono tutti. Noi stiamo bene, loro vengono da una vittoria e sarà sicuramente una partita difficile, come tutte, complicata, ma sia per loro che per noi. Quindi vedremo quello che al solito deciderà il campo. Noi faremo di tutto per vincerla perché, comunque, ripeto, siamo in una buona condizione. Sapere che possiamo giocarcela con tutti. D'altra parte, in questo campionato l'equilibrio è tanto, tantissimo, e quindi vedremo quello che succederà domani. Due squalifiche importanti, immagino che abbia già le idee chiare, le chiedo che gruppo ha trovato in questo senso e che risposte sta avendo anche magari dai giocatori che hanno giocato meno. No, no, buone, ma le assenze ci saranno, ci sono state, ci sono e ci saranno sempre, e non solo per noi, ma anche per tutti gli avversari. Come dicevo anche settimana scorsa, nessuna squadra si presenta ai match con la rosa al completo, chi più, chi meno, tra squalifiche e infortuni c'è sempre qualcosa che manca, quindi questo è normale. Dobbiamo essere bravi a non subire queste situazioni, soprattutto a livello psicologico. Noi sappiamo che abbiamo una rosa competitiva, quindi chi giocherà, che magari fino ad oggi ha avuto meno spazio, secondo me si farà trovare pronto, così come è stato anche a Pisa e nelle altre partite. Quindi da questo punto di vista sono molto tranquillo.